Il Lanciano ritrova il successo, il sorriso pieno al Biondi, 2-0 al Varese dell'ex Pavoletti. Non brillano i rossoneri nel primo tempo, ma vanno addirittura sul doppio vantaggio, molto meglio nella ripresa. Successo comunque legittimo, stadio Guido Biondi col solito calore. Novità in formazione, c'è Bukel con Casarini e Minotti, quest'ultimo in cabina di regia a centrocampo. In avanti spazio a Turchi, a Motorino, Domenico Di Cecco sulle corsie esterne, in avanti Gianvito Plasmati. Un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione in Sardegna. Applauso commosso da parte dei 3.000 del Guido Biondi. Dirige Davide Gersini, non al meglio delle sue scelte. Buono l'approccio del Lanciano. Questo pallone di Minotti a cercare Di Cecco che non arpiona. Sono passati solo 2 minuti, subito un'occasione per i rossoneri, ma seguirà una mezz'ora comunque difficile, con il Varese pericoloso. Traversone dalla destra per l'ex Leonardo Pavoletti, impatta di testa ma non è preciso nella mira. Ancora il Varese, un pallone perso da Bukel e poi è Forte che però telefona verso Luigi Sepe. Ancora un'incursione, settore di sinistra, e questo pallone che si perde ad opera di Khalil alla sinistra del portiere Sepe. Ma al 34esimo arriva la fiammata rossonera proprio nel momento di maggior pressione del Varese. Guardate cosa combina Federico Casarini, palla al piede, osserva il piazzamento di Bastianoni, tiro chirurgico sul secondo palo ed è il vantaggio rossonero. Reagisce il Varese, incursione sempre sulla sinistra, il pallone in mezzo. Pavoletti comunque non riesce a imprimere forza al pallone, sempre controllato da Menta e da Trest, mentre questa è la grande occasione perché il tiro dalla distanza si infrange sul palo. Andrea Cristiano vede frustrato dal montante il suo tentativo, passa un giro di lancette ed ecco Domenico Di Cecco manda a farfalle un difensore centrale, si gira e di precisione realizza il 2-2. Bello il suo movimento su Franco ed è il gol che vale il raddoppio. Fischio d'inizio per quanto riguarda la ripresa e sarà un Lanciano affamato che rischierà poco e cercherà più volte di raggiungere il tris. Questo tiro che viene comunque parato da Sepe, sempre Pavoletti ben controllato, poi il pallone in mezzo, il colpo di testa di Turchi che non trova fortuna sul secondo palo. Poi guardate Casarini messo giù in modo plateale davanti alla panchina di Baroni, protesta il tecnico rossonero e sarà costretto ad abbandonare la panchina per l'espulsione, appunto per proteste. Ancora il Lanciano, Bukel, il pallone in mezzo, Domenico Di Cecco di testa spedisce fuori, questo il suo gesto che indica il rammarico. Ancora il Lanciano che potrebbe raggiungere il tris, Turchi in questo caso non è generoso, cerca la sua conclusione personale, non serve né Bukel né Plasmati ai suoi lati. 4 minuti di recupero e triplice fischio, il Lanciano ritrova i 3 punti dopo 3 partite che hanno fruttato un solo punto. Avanti Virtus a far festa sotto la curva sud.